Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi un video tecnica. Vi avevo anticipato che avrei fatto un tutorial con la tecnica CRAW o CRAV, che è l'acronimo di Cubic Rise Angle Wave, però devo dire che rimane un pochino difficoltoso spiegare a chi non conosce assolutamente la tecnica. E così ho pensato di fare proprio un video tecnica, cioè spiegarvi com'è la tecnica CRAW, come si fa, come si parte e così vedere un pochino insieme. Come potete vedere, è una tecnica che consente, ecco, di fare, sono poi lo spiegherò meglio, sono tutte piccole crocette, diciamo così, ma sono tutte piccole sezioni di RAV che poi però vengono messe a cubo, nel senso che sono legate tra di loro e creano questo bellissimo motivo. Ecco, sì, un motivo tondo, si può rendere diciamo un pochino più geometrico mettendo poi un abbellimento di rocaglie, si può utilizzare anche nell'inserire le varie perline, si possono anche inserire dei bicono direttamente nella lavorazione, viene una lavorazione diversa. Si possono fare varie forme geometriche. Questa, ecco, è un quadrato o rombo che poi consente di fare altre cose. Come, qui farò rivedere nuovamente l'orecchino, si può, oltre che abbellirlo intorno con delle rocaglie della stessa misura ma di colore diverso, si può poi abbellire tutto il lavoro con del bicono o delle cipolle, cipollotti o quello che uno preferisce. Ecco. Quindi è una tecnica veramente versatile e che però bisogna conoscere bene. Quindi io vi invito a, se non la conoscete chiaramente, a guardare bene il video e poi esercitarvi un pochino, perché il prossimo video chiaramente sarà di questo orecchino, ma dove non vorrei soffermarmi troppo sulla tecnica quanto sulla lavorazione, ecco, altrimenti diventa una cosa lunghissima e poco interessante, ecco. Adesso faremo l'inizio della tecnica CRAW, lo farò non con le 11.0 perché chiaramente anche quella è stata la difficoltà, sono molto piccole, quindi spiegare il procedimento con delle rocaglie molto piccole è più difficile. Ecco. Queste sono delle 8.0, niente di che, e vi farò vedere proprio come si inizia. Allora, iniziamo inserendo sul lago 4 rocaglie. Color oro, le farò di colore diverso quelle di base proprio per farvi capire meglio i passaggi. Quindi iniziamo con un chi conosce il RAW o RAV, è la stessa identica lavorazione. Ecco. Chiaramente entriamo dentro le rocaglie un po' di volte. Io non faccio nodini, questo non toglie che se vi va di farli, però diciamo che a prescindere che adesso sono 8.0 e quindi il filo lo vedrete lento, ma con le 11.0 o addirittura le 15 si incastra talmente bene che non c'è assolutamente problema. Ecco, io poi passo un'altra volta, ma semplicemente perché, come ripeto, sono rocaglie grandi. Ecco, e poi mi vorrei trovare di fronte a dove c'è il filo per reggere meglio il lavoro e farvelo vedere meglio. Ecco, quindi iniziamo facendo questa crocetta a RAV e poi dobbiamo lavorare su queste quattro rocaglie di base. Ecco perché le ho fatte di colore diverso. La difficoltà per le principianti è proprio ritrovarle, quindi le prime volte io vi consiglio di utilizzare per fare le prove, chiaramente dopo vi viene naturale. E poi prendete tre rocaglie perché la base sapete è a 4,
Però in questo caso l'una è la rocaglia di base e le altre tre formeranno poi, come vedete, la prima crocetta. Poi sempre dovete passare sulla base, sulla rocaglia di base successiva. Questo è un lavoro che va sempre fatto così. Voi dovete partire, ecco, dalla prima rocaglia di base e poi, una volta fatto, passate alla seconda rocaglia di base. E prenderemo due rocaglie, non più tre, perché la base è 4, l'abbiamo detto, però noi ci dobbiamo agganciare alla laterale del motivo appena fatto. Quindi, e poi chiaramente abbiamo la rocaglia di base e ripartiamo, vedete, sono sempre 4 rocaglie sulle quali noi lavoriamo. Mi piace se ci ragionate perché poi non ve lo dimenticherete più. Ecco, passate adesso. Poi lo taglierò questo filo, ma adesso mi serve proprio per agganciarmi, per farvi vedere meglio il lavoro. Passate poi nella rocaglia di base successiva, prendete ancora due perché, come ripeto, una, due e due, quindi perché ci dobbiamo comunque agganciare al lavoro appena sì, al motivo appena fatto. In maniera che venga tutto. Ecco, adesso ve lo faccio vedere. E abbiamo fatto i tre motivi. Adesso dobbiamo fare il quarto, quindi ci introduciamo nell'ultima rocaglia color oro. Eccola. Dobbiamo, in questo caso, vedete? Noi dobbiamo entrare nella rocaglia laterale, quindi già tre ce le abbiamo perché è quella laterale del primo motivo, la rocaglia laterale dell'ultimo motivo è quella di base, quindi ne abbiamo tre e ne dobbiamo inserire una soltanto. Ecco, non ci sbagliamo, alla fine ne va inserita una sola. E magicamente vi ritornerà il motivo a rho anche in questo caso. Devo togliere. Adesso tiro bene. E se guardate, abbiamo anche qua il motivo a rho. Eccolo qui. La base, le due laterali. È quella appena inserita. A questo punto, e va sempre fatto così, vi dovete portare sulla rocaglia laterale ed andare sulle rocaglie di vertice, che se poi le guardate sono un altro motivo rho, perché sono sempre 4 le rocaglie di vertice. Vedete? E siamo saliti sulla rocaglia di vertice, non la consideriamo nel senso che ora dobbiamo rinforzare queste 4, però diciamo la prima non era un rinforzo, era soltanto un salire su. Quindi contiamo 1, 2, 3, spero che si veda bene. E 4, ecco, chiudiamo, tiriamo bene e vedete che abbiamo chiuso il primo giro. Quindi abbiamo l'inizio che è uguale, sono 4, e anche ai lati, se guardiamo bene, vedete, sono 1, 2, 3, 4, tutte crocette, 1, 2, 3, 4 e in tondo abbiamo tutte queste. Se mi sposto si vede peggio, però ecco, sono 4 e anche qui. E quindi un cubo, perché sono 4 motivi a rho
tutto intorno, Warav, tutto intorno. Ok, io poi riparto sempre da, dopo aver rinforzato tutte e quattro, riparto da quella ancora dopo per essere certa che ho chiuso. E adesso vi faccio vedere sempre la stessa tecnica, ma qui si vede bene la base, non c'è problema. Prendiamo sempre tre rocaglie e ci inseriamo nella rocaglia di base e abbiamo fatto il primo motivo a rò, eccolo. Poi prendiamo la seconda rocaglia di base, prendiamo due rocaglie. Ci portiamo sulla laterale, non ci confondiamo, la vediamo bene, e sulla base, la base stessa dalla quale siamo partiti per fare il secondo motivo. Vedete come si agganciano man mano? Poi andiamo sulla, andiamo sulla terza rocaglia di base. Ecco, se mi metto così forse lo vedete ancora meglio. Ne prendiamo altre due e ci inseriamo nella rocaglia laterale del motivo appena fatto e nella rocaglia di base e siamo al terzo. E poi passiamo nella rocaglia di base, l'ultima, e come abbiamo fatto prima, dobbiamo, vedete? Già si vede che sono tre. Una, due, tre, quindi risaliamo attraverso la laterale, prendiamo una rocaglia sola e chiudiamo in maniera tale da avere le quattro rocaglie inserite. Eccole. Vedete? Una di base, le due laterali e quella ultima che abbiamo appena inserito. Poi risaliamo sulla laterale e risaliamo sulla stessa, dai, sul vertice di questo motivo appena fatto, eccolo. E dobbiamo assolutamente rinforzare, quindi partiamo con una, due, tre. Però come ripeto, per la ripartenza io preferisco sempre rientrare ancora una volta per essere certa che sia tutto ben stretto, perché diciamo che questo rinforzo dà poi la consistenza al lavoro, perché il lavoro poi diventa consistente, veramente consistente. Ecco. Vedete come già si vedono i due motivi che abbiamo fatto, le due crocette a rò già si vedono, però ve lo faccio vedere ancora una volta perché non è così scontato che avete capito perfettamente. Quindi siamo sul, usciamo da questa parte con la con la, il filo, usciamo da questa parte, entriamo nella parte opposta e inseriamo all'inizio sempre tre rocaglie perché la quarta è quella di base. E poi andiamo sulla seconda. Sarò ripetitiva, ma lo sono proprio perché dovete capire bene. In questo caso ne dobbiamo mettere due soltanto perché abbiamo la rocaglia di base e la rocaglia laterale del primo motivo, perché ci dobbiamo agganciare a quello e diventa nuovamente una base a 4 e quindi vedete ci sarà sempre una crocettina a 4. E poi mi raccomando, non dimenticatelo mai, dovete passare alla rocaglia di base successiva e anche questa volta ne metteremo due. Il terzo motivo, ecco qui, sarà uguale al secondo chiaramente sempre.
E qui invece ci rendiamo conto che già abbiamo tre rocaglie, perché abbiamo del primo motivo e dell'ultimo le laterali, e quindi ne dobbiamo inserire una sola. Quindi entriamo nella base e poi entriamo nella laterale, prendiamo una sola rocaglia. E abbiamo terminato il quarto motivo. Eccolo qui. Poi dobbiamo sempre risalire o diciamo dalla parte del filo, è chiaro, no? Potete farlo da una parte o dall'altra, quando dovete rinforzare, ma dovete sempre entrare nella laterale dalla quale che si trova, scusate, più vicina a dove c'è l'uscita del filo. E poi, ecco, saliamo al piano superiore, diciamo, cioè alla rocaglia di vertice. E qui iniziamo il rinforzo. Come ho detto, la prima non la considero, quindi comincio a fare 1, 2, 3 e 4. Diciamo che così avremmo completato, però, come ripeto, io per sicurezza e perché trovo che alla fine è più sostenuto, vado anche in quella nella rocaglia successiva. Ecco, quante ne abbiamo fatte? Adesso ne abbiamo fatte 1, 2 e 3 motivi. Ora vi faccio vedere come cambiare direzione. È molto semplice, ci troviamo su una rocaglia di vertice. Scendiamo lateralmente e andiamo sulla rocaglia di vertice del motivo successivo. Quando dovete cambiare direzione, fatelo sempre in questo punto, non iniziate qui sopra perché poi vi crea. Almeno secondo me crea un problema. Ecco, da qui considerate queste quattro rocaglie che avete come la base per fare una successiva lavorazione. Quindi prendiamo tre rocaglie, vedete che è molto semplice, e ci inseriamo nella parte opposta di questa rocaglia di base. E qui abbiamo inserito tre rocaglie, vedete? Poi andiamo sulla successiva laterale e facciamo sempre lo stesso lavoro. Ne prendiamo due, ci inseriamo nella laterale e riprendiamo la rocaglia di base. E ora riprendiamo anche la rocaglia, vedete, quella di vertice. E anche qui prendiamo due rocaglie. Entriamo nella rocaglia laterale e ora abbiamo semplicemente da inserire una sola rocaglia. Prendiamo la laterale. Quindi il filo esce da questa parte e noi andiamo sulla laterale dalla parte del filo. E prendiamo una rocaglia, ci inseriamo nella laterale e nella rocaglia di base e praticamente abbiamo fatto un motivo a rò. Vedete? Abbiamo cambiato direzione. Quindi risaliamo sempre dalla parte da dove esce il filo sulla laterale e poi andiamo a rinforzare le quattro rocaglie di vertice. Ecco, 1, 2, 3, 4 e
poi quella che io dico, la sicurezza, un'altra volta. Ecco qui. Qui poi potete partire da qualsiasi punto perché assolutamente non è difficile. Se partite da questo punto, potreste trovare poi difficoltà a fare il giro. Io preferisco sempre partire dalla rocaglie più interna, però poi ognuno di voi troverà il suo sistema migliore, ecco. E poi possiamo proseguire con tre rocaglie. Il cambio di giro è assolutamente facile. Tre rocaglie, vedete? E poi ci troviamo nella rocaglia di base. Io spero che venga chiaro, che non sia troppo sfocato. Questa è la rocaglia di base e due rocaglie, ci inseriamo sulla laterale e poi sulla base e proseguiamo a fare lo stesso identico lavoro che abbiamo fatto fino adesso. Ora vi voglio far vedere una cosa. Poi ancora due. Perché questa è una cosa importante poi. E poi l'ultima, a chiudere questo giro. Ecco, ci troviamo con la rocaglia di base, saliamo sulla rocaglia laterale, prendiamo una sola rocaglia, eccola, ce ne andiamo sulla laterale e poi nuovamente sulla base perché dobbiamo comunque dare consistenza un pochino a questa chiusura, eccola, è venuto già. E poi risaliamo. E qui potete risalire o a sinistra o a destra come preferite. Ecco, in questo punto è a vostra scelta. Ecco, ci sono i quattro vertici e andiamo a rinforzare i quattro vertici. Uno, due, tre, quello di sicurezza. Adesso questo vi volevo far vedere perché vedete che vi siete agganciati a questo punto per fare. Abbiamo fatto due motivi insieme, però se poi li contate sono 1, 2, 3, perché agganciandovi a questo punto un motivo già era fatto. Ecco, questo ve lo volevo dire perché così. Vedete, già abbiamo fatto una piccola V. Ecco, abbiamo terminato il primo step, cioè qui interrompiamo il video e poi vi farò vedere altre cose. In questo video vi ho fatto vedere come si fa il crawl verticale e poi il cambio di direzione, come avete visto, cose molto semplici. Invece nel prossimo video vi farò vedere come abbellire lateralmente una lavorazione a crawl, se vi piace chiaramente abbellirla, come inserire bicono o mezzi cristalli sopra la lavorazione a crawl e poi anche come inserire invece all'interno della lavorazione a crawl dei mezzi cristalli o dei bicono, in questo caso con le rocaglie 11-0 da 3 mm, nel caso delle rocaglie da 8 con dei bicono da 4 mm, però come ripeto sarà il prossimo video tecnica. Quindi spero di essere stata chiara e che diciamo questo video vi sia piaciuto e vi abbia interessato sulla tecnica crow. Un bacio a tutti e al prossimo a breve. Ciao ciao!